Ben trovato, direttore, un piacere ospitarla sul nostro canale. Ci sente, Saluti a direttore? voi, saluti a Eccoci. voi. Allora, direttore, mi premeva molto, ecco, sentire una sua opinione in merito all'ospedale di Agropoli. Sono passati 22 giorni, insomma, stiamo cercando di capire. Cercando di fare appunto delle domande un po' a tutti i protagonisti di questa, diciamo, realtà sanitaria per appunto capire i motivi di questo ritardo. Che cosa ci può dire, direttore? Ma non credo che ci sia stato ritardo, perché in effetti la rianimazione per Covid e posti di presenza intensiva sono già pronti. Si tratta di capire quando poterli avviare, quando sarà il momento. Al momento non ci sono le necessità, perché se facciamo i conti che nelle rianimazioni della Regione Campania in effetti ci sono parecchi posti liberi perché si stanno svuotando, e questo è un dato importante per noi, quindi al momento non è necessario, però è già pronto, può essere già utilizzato la rianimazione Covid dell'ospedale di Agropoli, potrebbe partire in qualsiasi momento, appena c'è necessità, speriamo mai. Direttore, invece per quanto riguarda la possibilità di reperire, insomma, medici e personale sanitario, è una possibilità remota questa oppure è fattibile? Ecco. È fattibile perché già l'ASL si è già attivata per reperire anche il personale, quindi non è remota come possibilità. Chiaramente bisogna confrontarsi con quelle che sono le esigenze un po' di tutta quanta la Regione Campania per poi procedere. Direttore, buonasera, sono Raffaella Giaccio. Ne approfitto anche per farle fare Salve, buonasera a lei. Salve, un bilancio di come sta procedendo proprio presso il San Luca di Vallo della Lucania. Sappiamo che siete impegnati sin dalle prime emergenze, insomma, da Covid-19 proprio nel presidio ospedaliero. Sì, no, sta precedendo nel senso che più passano i giorni e più si allenta un poco quella che, le preoccupazioni, anche perché i casi positivi, non ne registriamo più di casi positivi da qualche giorno, da diversi giorni per la verità, per cui abbiamo i pazienti che tenevamo in rianimazione e si è liberati, ne sono usciti, ci sono rimasti quattro pazienti in degenza che potrebbero essere dimessi da qui a pochi giorni, quindi questo ci conforta e ci alleggerisce un poco di preoccupazioni, e questo ci fa pensare già a come programmare il post-Covid, cioè come programmare, riprogrammare la partenza per l'ospedale tutto. Direttore, tante associazioni in questi ultimi giorni, come anche poco fa, si sono adoperate per consegnare tanti presidi sanitari importanti anche al San Luca di Vallo della Lucania. Proprio poco fa abbiamo avuto in diretta il consigliere del Movimento 5 Stelle regionale Michele Cammarano. Una bella iniziativa, insomma, per supportare ancora di più i presidi ospedalieri. Beh, c'è stato un poco, diciamo, si sono adoperate un poco tutte le associazioni del territorio, anche dei giovanissimi. Ci tengo a dire che dei ragazzi hanno messo a disposizione i ricavi dal fantacalcio, quindi cose al di là adesso della cifra, cose davvero straordinarie. Abbiamo avuto degli aiuti importanti dal vescovo. Dal nostro vescovo che oltre a donare un defibrillatore di ultima generazione ha messo a disposizione, questo è un fatto molto, molto importante, ha messo a disposizione la struttura del seminario di massa per gli operatori che non volevano rientrare a casa e che già è già attiva, è già operativa, già ci sono dei nostri operatori che utilizzano questa struttura e tantissime altre donazioni. Questo è un fatto molto importante perché oltre a dotare di risorse importanti per il nostro ospedale ci fa sentire un po' il calore di tutte quante le persone che è molto importante per gli operatori in questo momento. Certo. Ecco, direttore, il Covid-19 purtroppo ha bloccato, no, un po' tutte le altre attività ospedaliere. Adesso al San Luca di Vallo qual è la situazione? Si sbloccherà prossimamente qualcosa? Stiamo già programmando la
la ripartenza, la riattivazione di tutti quanti i servizi. Chiaramente aspettiamo un poco anche quelli che sono i decreti normativi per poter essere operativi. Chiaramente partiremo gradualmente, però contiamo di partire qui a poco. Bene, per concludere, direttore, la lasciamo al suo lavoro perché sappiamo che è molto impegnato. Un messaggio a tutti i telespettatori di Cilento Channel, ma soprattutto ai cittadini del Cilento, ecco. Beh, ci rendiamo conto tutti che è un bruttissimo momento, come mai non l'abbiamo vissuto nei nostri ricordi. Non dobbiamo perdere la speranza, che bisogna innanzitutto ripartire e pensare a come andare avanti, a come risolvere i problemi attuali e anche soprattutto quelli pregressi, perché questi sono di molto appesantiti. Noi nel Cilento abbiamo delle problematiche maggiori, perché usciamo già con altri problemi. Dobbiamo fare in modo che queste problematiche possano rappresentare un punto di forza per tutti quanti noi, per uscirne nel modo migliore e con più forza. Mi scusi ancora, direttore, un ultimo minuto per l'idea dell'ospedale del parco. Suppongo, insomma, ne sia a conoscenza. Cosa ne pensa? Ma l'ospedale del parco lo possiamo definire come vogliamo, ospedale del parco, ospedale riunito del parco, eccetera. E questo sta a rappresentare un'esigenza, che è quella di avere una gestione dedicata esclusivamente a quest'area del sud di Salerno, la gestione autonoma di quella che è la politica ospedaliera. Questa è un'esigenza per ottimizzare un poco quelle che sono la funzionalità dell'organizzazione sanitaria per queste aree, perché queste sono aree non metropolitane e quindi hanno delle problematiche diverse e vanno affrontate con strategie diverse a 360 gradi. Questo è il problema. Poi l'ospedale del parco, ASL Salerno Sud, ospedali riuniti del parco, non è la denominazione importante. L'importante è una strategia diversa che accompagni delle scelte sanitarie opportune per queste aree. Bene, grazie allora, direttore, per essere stato con noi. Va bene, salve. Grazie. Buon lavoro. Grazie, direttore. De Vita, Adriano De Vita, direttore del San Luca di Vallo della Lucania.